Walter Alif, sei scappato dall'Italia, sei scappato dall'Europa, ti sei rifugiato in Medio Oriente, non sopportavi nessuno, ti eri rotto il cazzo di tutti, ma adesso andrai in live. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aspettate un attimo. VPC LOL, Salam Aleikum. Salve a tutti e benvenuti in questa nuova live targata VPC LOL. Sono sempre io, Walter Leaf, il fondatore di VPC LOL. Eccoci tornati dopo un paio di giorni con una nuova live. Infatti è arrivato il feed, non ci sono due spettri vaganti. Niente, fra poco raga torneremo con Pokémon versione nera. Infatti è arrivato il feed. Comunque, questi 2 giorni ieri non ho potuto fare la live perché ero a seguire la partita del Napoli. Come sapete, il Napoli è tornato campione d'Italia per la terza volta nella sua storia, dopo tipo 33 anni, e ha spezzato un'egemonia che durava da tanto tempo, di un calcio troppo, diciamo, del nord. Cioè, è riuscito comunque a vincere uno scudetto dopo un dominio di 30 anni delle tre superpotenze del nord, ovvero Juventus, Milan e Inter, dove negli anni ci sono stati solo 2 vittorie di Lazio e Roma negli anni giubilari, cioè nel 2000 e nel 2001. Per il resto c'è sempre stato il dominio, anche se il Napoli aveva tentato di vincere degli scudetti e finalmente ci è riuscito, anche stessa cosa alla Roma. Comunque, fra poco andiamo in live. Stasera non era prevista la live, ma streamerò perché vado avanti con poca versione nera. Da solo o con spettatori, a me non è che mi importa. In attesa comunque anche di fare iscritti, cose, cioè non è che mi importa. Tutto. Se non vedo tutti questi cazzi, dove è? Dove raga, fra poco giocheremo. Quindi, dopo questa parentesi, in attesa che qualcuno si faccia vivo, andiamo avanti con la nostra, diciamo, programmazione. Come sapete, mi sono tornato a fare live gaming da almeno 2 settimane sotto consiglio di Bouncy, e faccio tipo le live intorno, faccio 4 giorni alla settimana, che ne so, martedì, giovedì, sabato e ogni tanto lunedì, venerdì, insomma, dipende. E niente, raga, andiamo avanti. Quindi torniamo alla schermata gaming e adesso ora ci mettiamo a giocare senza farmi perdere troppo tempo. Quindi andiamo con il gioco. Aspettate che arrivo il volume. Ok. Sì. L'ultima volta eravamo, mi pare, arrivati all'Ibecciopoli. Noi siamo nel deposito frigo. Dobbiamo stanare il team plasma che si è infilato nel deposito frigo. Ah, e siamo arrivati qua abbastanza, un po' accacciato, vabbè. Poi vi racconterò anche, come si dice, aspetta,
Ah, cioè abbiamo una super pozione, meglio. Ok. Avevo pure catturato di Pokémon l'ultima volta. Comunque, andiamo avanti. Questa è la Comor. Più ci penso e non ci capisco. Beh, lasciamo stare, spegniamo subito l'interno, va bene. Comunque dai, iniziamo a riattare. Se vuoi giocare di cose freco fai pure, ma fai attenzione perché alcuni punti di movimento ghiacciato si scivola. Aspetta, qua c'è qualcosa sopra. Ah, sì. Marite Ball, vabbè, ma non ci serve. Ok. Col freddo ci vogliono vestiti pesanti, questa è saggezza, viva l'intelletto. Sì. Ok. Panzer. Un calcimbolo. Tibur. Breccia. Porco puttana, sto stronzo. Sì, perché è anche tipo buio purtroppo. Agitarsi quando è troppo tardi è inutile, anche questa saggezza. Ascolta questa perla di saggezza, se usi dei mossi tipo fuoco su un Pokémon congelato, questo si riprenderà. Ok. Scusate. Che ancora mi sto riprendendo da questo, diciamo, post, diciamo, come si dice, inizio di primavera dove ci sono un po' di allergie, vabbè. Comunque ricarichiamo. Scraggi? Dopo non mi ricordo niente, raga, perché sapete com'è. Quindi mi sa che devo per forza andare in basso. Sì. Vabbè. Deve avere un sacco di energia per battere dei boss così freddi. Lottiamo insieme, così ci scaldiamo. Va bene. Pur. Ok. Timbur. Perfetto. Il mio corpo si è scaldato, ma il mio cuore è freddo e la sconfitta. Potevo il freddo con un caldo stato astratto di grasso. Ma cosa vuol dire che sia grasso? Sono stato chiamato. Sì, ogni tanto funziona il lardo. Vediamo. Sempre qua. Sono dentro questo gelido deposito frigo, ma il mio cuore è in fiamme. Questa è la forma evoluta di Timbur. Vedo che va sempre a segno. Livello 33. Carmine. Ci sono Pokémon col freddo che diventano forti, altri che preferiscono il caldo. Ogni persona è diversa e per i Pokémon è lo stesso. Io sono il migliore allenatore di Pokémon di tipo ghiaccio di questo deposito frigo. Ok.
Morì light. Ecco breccia. Io con Tibur. Occhio quando usate questa mossa perché non sempre va a segno. Se non va a segno, praticamente chi la usa subisce tanti danni. Perbacco, devo tornare ad allenarmi la bestia in Bistranopoli. Che sarà la città quella dopo, mi pare. No, non è quella dopo, è quel. È la se... Ci sono due, un'altra città prima, ma. Bistranopoli mi pare che più avanti della prossima città. Vedremo, la vedremo molto più avanti. Si trova nell'estremo nord-ovest della regione di Unima. Qui c'è il ghiaccio. Qui sono stato. Ah, ecco cosa serviva. Ok, sia sto tizio. Lolololotta. Ok. Tibur. Ok. Altro Tibur. Light. E vabbè. Tremo. Insomma, hai freddo nonostante la copertura. Sai che qui fa freddo? Per forza. Siamo sempre una cazzicella frigorifera. Dunque siamo, abbiamo trovato un'iperpozione. Ah no, qua dobbiamo entrare in questo buco. Eccolo qua. C'è qualcuno là dentro? Può essere, allora andiamo. Eccolo là. Seguaci, serrate le file per riparmi meglio, sto morendo di freddo. Incredibile, erano proprio nascosti qua dentro. Senti, non possiamo parlarne fuori, questo freddo è insopportabile. Abbiamo bisogno di poco del sovrano, non si permette che si facciano male. Seguaci di sperare questi scocciatori. Decido eccellenza. Adesso vedete con noi. Va bene. Adibitiamoci i compiti. Io non mi faccio battere dalle tre strapazzo. E ciù, sono una ragazza, Ricardo, non sopporto il freddo. Io sono forte a modo mio. Ok. Ha funzionato. Livello 34. Viso truce, no, fa schifo. Ma solo con la velocità non di molto. No, grazie. Non mi interessa. Direzione, bisogna mettersi. Potrebbe andare con me. Non so perché, ma mi è venuto sonno. Vabbè. Io sono molto forte. Ok. Sandile. Vai con breccia. Watchdog. Vedi quanti.
Dovremmo allenare un po' la squadra comunque, raga. Sì, metti Serpedero. Erba patto. Di questo Pokémon è palloso. Facciamo. Abbiamo contro un rimedio contro la confusione. Vabbè. Ora sì. Grande Serpedero. Deve ancora nascere quello che riesce a derubarmi, non dimenticarlo. Va bene. Sto battendo i denti, impossibile vincere con questo freddo. Ok, facciamo così ora, perché dobbiamo comunque tenere equilibrata la squadra. Anzi, schieniamo Vegeta come... Perché è un po' indietro con i livelli. Io sono un so duro. Ok. Lì è perde. Questo è un altro poco che mi sta sul cazzo. E quindi trovo un pata. Tu 1,30. Piani geniali e seccatori vanno sempre a braccetto. E sci. Ci siamo riti di notte davanti al deposito per organizzare i trasporti di Pokémon rapiti. Ma Ravan ci ha scoperti e ci siamo visti proprio brutta. Ho detto voi però, vi potevate fare i cazzi vostri. L'accesso di deposito frigo scambiato per un deposito normale proprio dall'occhio. Io sono abbastanza forte. Che cos'è l'ultimo, mi pare. Un watchdog. Minchia, quanto. Non watchdog, watchdog si pronuncia in verità. Perché. Sono tornato a giocare a sto gioco dopo tipo tanti anni. Guarda che cozza questo pennello, sia perché tanto si è bruciato. Vabbè. Chi se ne fotte? Non lo voglio sprecare altre. Già che ci sono, ricarichiamo un po'. Una super pozione. Ok, perfetto. Idrovampata. Idrovampata, vai. Vi
Viva il Team Plasma? Sì, viva il Team Plasma. Anche a me piace, nonostante tutto. I pochi che lavorano assieme agli uomini sembrano felici, ma sono sicuro che sotto sotto soffrono. Ehi, ma guarda tu, chi l'avrebbe immaginato in un nascondiglio gelido? Portate via questi altri Pokémon. Ricevuto. Forza. Issa. Uff. Ok, è dato un buon lavoro, come promesso accetterò di sedere nella mia palestra e vi aspetto. Quindi quello a cui spero il Team Plasma è allontanare i Pokémon dagli esseri umani, sarebbe come se i Pokémon sparissero da tutta la faccia della terra, no? Sono davvero assurdo con Bricola. Almeno io esco, se rimango qui nel tuo mondo diventa un ghiacciolo, ma in effetti nemmeno mi piacciono i posti freddi, anzi odio il freddo. Gelo mai, questo serve... Potenziale mossa tipo ghiaccio, mi pare. Anche se ha un nome un po' particolare. Comunque, abbiamo finito la missione in questa cella frigorifera. Possiamo. Sì, piove sempre in questa città. E ora torniamo all'Ibecciopoli. Andiamo. Qui abbiamo sfidato tutto. Ora non ci resta che sfidare il capo palestra. Ora prima ricarichiamoci. Ok. Comunque oggi stasera dovevo stare con il gruppo di Cimino e Stengirl, ma ho deciso di rinunciare perché ieri non ho fatto il live perché ho visto l'ordine del Napoli, quindi poi si era fatta una certa ora perché mi sono stato fino a mezzanotte, fino all'una, e quindi ormai non ha più senso fare il live dopo quell'orario. E niente, e ora nulla, raga. Ah, c'è una. Aspettate un attimo. È un piacere conoscerti, Ravan. Mi chiamo Gesis Arvonia. Gropius e sono del Team Plasma. Sono venuto a riprendere i miei compagni. Grazie per averne avuto cura. Non è il caso di ringraziarmi, i tuoi amici stavano cercando di rubare i Pokémon. Devi aver frainteso, noi stiamo solo liberando i Pokémon dai malvagi. Voglio davvero aver frainteso. Io sono una persona sincera, ma non ho un gran cuorlatino. Tu invece per bene, ma sento puzza di bruciato. Come la mettiamo? Noi del Team Plasma siamo Intestati. All'Ipecciopoli e abbiamo molti altri seguaci, oltre quelli che vedi. Non so se sia vero o meno quello che dice, ma vincere senza combattere non è cosa da poco. E va bene, portateli via. Non ti chiamano il re delle migliaia senza motivo. Hai una straordinaria capacità di giudizio. Bene, allora mi riprendo lui, che è uno dei sette saggi. Violante. Grazie, Gecis. Non ci di che, il fatto che tu com'è. Siamo dei sette saggi. Siamo tutti al servizio del sovrano. Arrivederci, signori, sicuramente ci incontreremo di nuovo. E si dileguo ancora. Mi dispiace avervi fatto cercare il Team Plasma per niente. Ah, beh, fatevi coraggio e venite a lottare, ma non fatemi aspettare troppo. Almeno abbiamo evitato di lottare in città. Comunque, quel Genji non sembra uno qualunque. Beh, adesso vado alle mie scuole di Pokémon. Non voglio solo perdere contro Rapan. Anzi, otterrò delle medaglie. Otterrò una medaglia con una vittoria schiacciante. Vabbè. Niente, raga, andiamo. La palestra di Ibecciopoli. Io almeno trovo la palestra di Ibecciopoli. Ti devo servire degli ascensori per i tuoi spostamenti. Non avere grattacapi quando. Io di grattacapi quando hai messo piede in città, eh? Ad ogni modo tieni per te. La solita acqua fresca. Non è un cacciatore, ma è uno strumento. Il cavallo Starafan utilizza Poké tipo terra, che i evocatori di Poké tipo terra non reggono bene contro quelli tipo acqua. Mi domando perché Rafa viva proprio accanto a così tanta acqua. Oltre al tipo acqua, contro il tipo terra funzionano il tipo erba e il tipo ghiaccio, sono i tipi che sono più efficaci. Comunque, andiamo giù. Ok. Bene, aspettate, fatti sotto. Ok.
Comunque, considerando che sto facendo la live, non potevo seguire il gruppo di string. Comunque, andiamo avanti. Forse anche domani faccio la live, visto che è sabato. Ok. Sto stronzo. Vabbè. Acrobazia. Oh, finalmente una mossa decente. Cosa. Se chiede nello strumento frigge il nemico grossi danni. Ah. Che leccata fa veramente schifo. Vabbè, fuori, vabbè, meglio disfuriate. Drill burr. Ah, sì, mi ero dimenticato sto Pokémon. Che ho perso io? Eh sì. Uso questo ascensore per scendere velocemente. Una torre deve essere determinata ad avanzare quanto più possibile. Ok. Andiamo giù. Ci andiamo verso sotto. No, l'iperpozione è sprecata, onestamente. Su. Ok. Andiamo qua. Sì. Passato il tempo ad osservare il mio Pokémon per comprenderne i sentimenti. È uno dei miei passatempi preferiti in questa palestra. Va bene. Mimmi. Croc, croc. Va bene. Vai. Chi è rimasto? Perfetto. Livello 32. Adesso sì, io che il mio amico ci sentiamo interamente umiliati della sconfitta. Beh. Quando vengo a spendere una notte mi assumo sempre la tua responsabilità e chiedo scusa ai miei padri. Serve a tenere in alto il morale e a diventare più forti. Contendo tu. Andiamo sotto. Qua? Ops. Ok, sfidiamo sto tizio. Sono diventato forte grazie ai severi lenti di Rafan, nessun allenatore può superarmi. Va bene, vediamo. Questo è un affarista. Ok, Sandile. Fai sempre idrovampata. Palpitoad. Usa Serpedera. Non sai che dobbiamo usare più lui adesso? Vai, erba patto. Livello 32.
Fendifoglia. Ah, finalmente una mossa decente. E questa è potente. Bello 4, morte cerva. Così, portiamo parassi seme. Intanto è inutile. Cioè, inutile, diciamo che l'ho usata poche volte. Ok. E ora usiamo Fendifoglia. Ottimo. Accidenti, sono stato superato. Eh sì, che ci vuoi fare? La figa polizia di Belciovolo, anche il presidente della compagnia dove lavoro, se la prende sempre con me. Ah. Se questo scendere scende velocemente, un reattore deve essere determinato ad avanzare quanto più possibile. Aspetta. No, no, qui dobbiamo scendere in basso. Ah. Ok, facciamo. Aspetta, sì, perché che questo è stato è andato in giù. Allora scendi sotto. Ho confusionario. Aspetta. Ok, io non è che ne conosco queste cose. Vai su. Ah no, forse devo andare. Ho capito dove devo andare. Qua. Qui va sopra. Quando l'ascensore sale il morale va su, quando scende il morale va giù. Se vuoi sapere perché Rafa si trova così in basso, devi vincere contro di me. Vabbè, penso che lo so già. Un Sandile. Pensiamo sia lui. Tengo 33. Drillbur. Mi pare che pure tipo acciaio Drillbur, se non sbaglio. Non lui, ma l'evoluzione scadrille da tipo acciaio. Okay. Vai con Fendifoglia. Quando perdi un altro l'umore non può più andare che giù. Ok, qua non posso fare niente. No. Vabbè, scendi in basso. Adesso dobbiamo capire come. No, qui non posso andare. Allora, la voce. Va giù. Vai su con questa. Ups. Ah. Ah, ecco come si fa. Il signor Fan si trova in fondo alla palestra. Prima che tu possa portarlo, però, devo curare delle tue abilità. Ah, quindi questa è l'ultima, ok. Segretaria assunta. La segretaria assunta. Fa un po' ridere. Attenzione, non sei un po' troppo forte. Sì, sono più forte. Ho iniziato a interessarmi poco da quando è grande, ma ci sono quasi tanto. Ok. Fammi vedere un attimo cosa, raga.
metti Serpedera in prima fila. Infatti, vai giù nel... Proprio sembra nel vuoto. Madonna. Wow. Salviamo. Più o meno. Bene, fatti sotto. Voglio proprio vedere cosa... Cosa di te è tanto piaciuto a questa Camelia. Si chiama una fan. Crocoroc. Vai con Fendifoglia. Livello 33. Excadrill. Ecco, questo è il Pokémon più palloso che hanno. L'unico che può sconfiggere Excadrill è l'altro tipo Terra. Oppure un tipo Sigilyph, però... Proviamo con Palpitoad. Fai con Colfanghiglia. Aumenta l'attacco. È l'attacco speciale qua. Vedi, è duro. Oh, chi si aspettava? Frana, ma non mi fa tanto effetto. Però può tentennare, quella è la palla. Aia! Questo è bastardo. Vai Crocoroc. Nel frattempo facciamo un repellente. Sì. Ah. Così riusciamo a fare fossa. Minchia, quanto è palloso sto Pokémon. Sì, un attimo Sigilyph, così. Ok, usiamo un altro revitalizzante su Crocoroc. No, già lui è tipo volante. Sì, è un po' bastardo sto Pokémon. Con psicoraggio. Ah, però gli fa poco danno, mi sa. Sì, minchia. Vabbè. Vai Serpedera. Infatti. Ah già, non gli faccio niente con... Intanto ricarichiamo... Crocoroc. E ricarichiamo Palpitoad. Ok, grande, Serpedera retto comunque. Facciamo così. E questa notte è perché è un Pokémon tosto. Facciamo
Siamo un latte mu. Sì. Come con vortice erba. Vabbè. Meno abbiamo ricaricato la squadra. Vai Palpitoad. Prova colpo di fango. È pure veloce. Ok, forse ora guadagniamo vantaggio. Perfetto. Madonna, sto Pokémon era... 1.39. Palpitoad. Vai Vegeta. Faccio arrivare, si può fare in qualsiasi momento. Vai con idrovampata. Cambia Pokémon, metti... Vabbè, vaffanculo, chi se ne fotte. Ok, fai cambio con Scraggy. Accidenti, comunque sappi che non ti ho usato, riguardi. Ah, me l'hai fatta. Una tecnica di alto è proprio buona per un così giovane. Ora capisco cosa ci ha visto in te, Camele. Però che rabbia, tieni, è tua. Ok. Ho ottenuto la quinta medaglia. Abbiamo iniziato il secondo slot, cioè il... La medaglia si svadara fan. Hai 5 medaglie? Quelle ti obbedirono che non è interessante, validarti anche queste MT, però scusami, prima devo sbrigare la faccenda. Vai alla cava che ti trovi alla fine del progresso e aspettami lì. Ah, ok. Raga, questa è stata una lotta tosta. Torniamo su. Ah. Perfetto. Vorrei che ogni tanto guardassi questa gente e così questa lotta. Aspettate che torniamo nel centro Pokémon perché siamo un po' a caccia. È stata una... Questa lotta è stata abbastanza difficile. Ma erate prevedibile perché purtroppo è... Ci sono alcuni Pokémon che sono tosti, in effetti Excadrill è uno di questi. Comunque. Mettiamo lui in prima fila, così. E continuiamo.
Ora possiamo procedere oltre, più o meno. Qua no. Qua. Ehi, Adwin. Cosa è già sui capolestra? Oh, ma questa medaglia di bricciamo è grande. Bene, con basta con Lodi, anche sono entrato in questa casilotta. Ok, e si vediamo di nuovo un'altra volta Belle. Erdir. Ok. Vai con aerosoio. Non ho fatto ancora niente, credo, spero. Vabbè. Io 33. Panzer. Con psicoraggio. Mi ha trollato questo stronzo. Vabbè, lascialo in campo tanto. Ah, lui. Di what? Ora ci vorranno 3-4 turni che si sveglia. Vai con l'iperpozione. C'è stato un calo di frame rate, aspettate un attimo. Aspetta che si stabilizza un po', perché sennò... Ok. Ok, si è stabilizzata. Stronzo. Aspetta un attimo, mi faccio un rivitalizzante. E fai con fendifoglia. Perfetto. Lucerna. Mi sa che colloco perché questo è un tipo psico. Granocchio. Ah, ho perso. Sì. E tanto che lotta con Tedmin, stai diventando proprio forte. Io invece ho fatto grandi progressi nella lotta, chissà perché. Penso che tu, al contrario di me, capisca bene cosa prima di poco. A proposito, voglio che
Tu abbia anche questa macchina nascosta. Volo. Me la da mio padre, penso che l'abbia regalata perché io posso andare a casa istantaneamente in qualsiasi momento. Giusto, devo farla vedere anche a Comoro. Vabbè, vado, ciao admin. Ok. E ci serve sta mossa. Il volo la puoi imparare. Sigilyph, perché è tipo volante. Psiconda, che non è tanto precisa, bisogna dire la verità. Bene, anche Psiconda invece è. Ah, tipo. Solo con il tipo di psico, con i tipi psico. Io tolgo psiconda perché onestamente. Sì, psiconda è un po' inutile. No, però togliamo aerosolio. O sincrumore. No, sincrumore, via. Perché tanto. È inutile, cioè non la posso usare sempre sincrumore, quindi per quello a me mi sembra un po' inutile. E poi c'è forza. No, ma chi gliela posso dare forza? Un Pokémon che Scraggy. Vincita. No, lui no. Lo decideremo. Ok, fammi vedere ora quanto è. Ok, abbiamo. Una super pozione su Sigilyph. Niente, avanziamo. Corso 6. Aspettate perché non mi arriva a salvare. E vabbè. Cosa c'è? Io che Pokémon ci sono qua. Ah. Carrablast. Con psicoraggio. Tanto per buttarlo giù. Vabbè. Ah, gli scienziati. Tu sei molto interessante, io ti faccio l'esperimento. Va bene. William. Ah, Dirling, questo è il Pokémon che cambia colore in base alla stagione. Dai, con volo. Ok. Ah, è super efficace che tipo erba. E finisce con aerosolio. Ok. Questo è un modo difficile di ottenere dei risultati. Sì. Se il vento soffia i semi volano via, i semi lunghi fiori sbocciano, se i fiori sbocciano nascono i semi, tutto collegato. Ah, ottimo. Fatemi un Dirling, che a me non interessa però. Quindi, via. Porco. Sono pallosi sti Pokémon comunque.
Vai con psicoraggio. Perfetto. Specul mossa. Non lo so. Così chi ci potrebbe servire, ma no, non mi interessa. Anche se Aerosoio onestamente non è una mossa tanto potente. Facciamo così. Gli Aerosoio, basta. Specul mossa praticamente ripepre. Fa la stessa mossa dell'avversario, è tipo mimica. Il Pokémon con Pellars adorano le mosse di tipo acqua e la pioggia, che mente su ogni abilità e, no, e di altre se no. Ok. E qua non c'è niente. Argosto Dirling, vabbè. Perfetto. Noi siamo perfettamente affiatati. Faccio vedere che chi sono i Ranger grazie alla mia incredibile squadra. Va bene. Glend. Che razza di nome strano. Ah, questo è un altro Pokémon che mi sta sul cazzo. Dirling, vabbè. Comunque siamo quasi a mezzanotte, mi pare. Sì. Ok. Però un soffio. Ti ho fatto vedere chi siete voi invece. Ah. Conosci questa bacca? Bacca ciliegia. Tieni l'orecchio anche tu, forse riuscirai a sentire il respiro dei popoli e delle piante. Qui c'è un segreto più avanti, ma non abbiamo ancora surf, quindi non possiamo fare niente ancora. Sì. Ok, 34, 84, 33. No. Fagli. Sia statizia. Click, click. Cade la pioggia. Pum pum, lotta i Pokémon. Ok. Timepole. Ma con erba patto. Temple. Sempre erba patto. Do Temple. Cazzo sono? Vabbè. Quindi siamo a un'ora di live. Che sono sconfitte, che triste melodia.
La pioggia è una dolce melodia suonata dalla natura. Se lo dici tu. Che signor sto tizio. Vorrei esaminare i centimetri più poco. Sì, fai pure. Dante. Non so se gli fa effetto il premio morticervo, ma... Picchia. La gerba. Oh cazzo. Niente. Sì, praticamente le mosse tipo erba lo potenziano. Luna. Ok. Anche se ho perso le mie conoscenze scientifiche non le sentivo, anzi. Aspetta, metti un Ops. Datti anche tu la scienza, sto già contribuendo alla scienza. Per quante stagioni? Per tutte le stagioni dell'anno. Ecco, un'iperpozione. Cosa che hanno da dirmi? Questi due cambiamenti della natura prodotti dall'avvicendarsi delle stagioni. Intorno ci sono sempre dei dealing, giusto? Devi sapere che questo Pokémon ha l'interessantissima caratteristica di cambiare forma in base alla stagione. Lo scopo della sua ricerca è proprio scoprire il dettaglio che il punto che lega i Pokémon al clima e alle stagioni. A questo fine abbiamo sviluppato un sistema di manipolazione atmosferica rivoluzionario che trascende addirittura le stagioni, controllando temperatura, umidità, precipitazioni in base alle esigenze. Fin qui tutto bene. Il problema è che siamo molto occupati e non abbiamo tempo da aspettare il momento giusto per catturarli. A questo punto entri in gioco tu. Vorrei che andassi a catturare dei Dirling che ci portasse qui in laboratorio. Una volta che avremo giocato la situazione di Dirling, anche noi cercheremo un esemplare della stessa stagione. E allora, fammi vedere come... E non ce l'ho in quel momento. Sì, mi ricordo in futuro. Ok. Questo è sul Montevite, oltre il Polentopolo si accumula molta neve. Ah, sì, è vero. Le umidità della vetrina qui accanto sono quelle del computer. Suppongo che cambiano la loro forma in base alle stagioni. Possiamo considerare anche questo come un tipo di evoluzione? Sì. Beh, qui non possiamo fare niente per ora. Niente, andiamo avanti. Ah, aspetta, prima qui c'è qualcosa. Un elisir. Dai, sfido anche te. Il segreto meccanico, il segreto meccanismo che sta dietro la tua forza. Va bene, se ce la fai a trovarlo. Altro Dirling. Palle però, ragazzi. Palle però. Luigi, oltre mi avrei dovuto fare più attenzione. Esci. Il ciclo della pioggia e il mutare della stagione della natura è un meccanismo complesso e misterioso. E forse anche quasi invincibile, potrei dire. Ok.
Qui state attenti perché ci sono dei Pokémon che sembrano strumenti. Infatti questo è un fungus. E occhio perché sono bastardi, perché... Va bene. Sto stronzo. No, ci serve tipo sai che ho dovuto fare acquisti nel così di Beciopoli. Ah, la bacchiciliegia cura la paralisi, è vero. Porco. Vabbè. Fammi cambiare un po'. Ok. Gioco con l'acqua assieme ai Pokémon, vuoi giocare anche tu? Sì. Tania. Manilite. Fa che entro vampata. Apre tipo spettro questo. Livello 34. Acqua di sale. Tanto leccata fa schifo di potenza. Ci picchio, ho perso. Comunque sono felice perché sto divertendo. Io con l'acqua assieme ai Pokémon non c'entra niente. Non c'è niente più piacevole. Non mi serverebbe mai dei miei Pokémon per sua ragione. Non per te. Attim. Ma sparisci. Ops. Pietrafoglia. Questo è un altro fungus. Aspetta che non lo intercettiamo. Il solo fatto di essere qui mi riempie di energia, ti faccio vedere. Ok. Un altro Pokémon che mi sta sul cazzo.
Un po' di sale. Vai Palpitoad, che sei l'unico che non gli funziona l'elettricità. Vai con Fanghiglia. Perfetto. Ventura. Chissà se questo se usando questi poi andrò in forze. Bocca ciliegia, beh, diciamo che cura la paralisi. Quando si in verde ci si sente subito la poca energia, grazie a grande madreatura, vabbè. La prima volta che avete visto pare un labirinto inestricabile, ma in realtà la strada è una sola. Strumenti conservati nella tasca strumenti master della borsa che hanno arrivato accanto. Ok. Beh, le solite stronzate. Senti, però sembra capo di Antopoli che si trova a lungo per questo 6. Dice che il suo fondo vive un po' incredibilmente che in antichità ha protetto i popoli di un mare di fuoco. Il suo nome è Cobalion. Siamo ci sul calle anche del mostro, forse avrò occasione di incontrarlo. Più avanti magari lo farò. Sembra giù di corda, riposiamo un po', così non desidero fare molta strada. Ok, grazie. Siamo quasi alla stagione giusta per andare alla Torre Cielo del Super Quest 7. Devo suonare la campana per il mio cotonino. Ok. Ciao, signor, prendi questa. Pietra Brillo. Cosa è successo? Ho dato Pietra Brillo e si è voluto diventare un po' diverso. Ah. Ok. Proseguiamo. Cava pietra elettrica. Le sono le scariche elettriche. No, qua no. Ecco 6. No, qui non c'è niente. Fammi, vabbè, sconfiggiamoli. Questi Pokémon quanto li odio. Vabbè. Sì, ancora non possiamo fare niente qua. Bacca pesca. Ok. No, qui non c'è niente da fare. Tranquilli.
Vabbè, finché ti addormenta. Ok. Vabbè, dai, andiamo qua. Scusa il ritardo. Questa qui è una tela di Gargantula, un po' di tipo elettro. Perché si trovi qui? Comunque, quando qualcuno è in guai, aiuta le cose di capolestra. Forza, Crocroc. Ci ha aperto il passaggio. Prendi questa macchina tecnica, vedo molto fiero. Puoi inserire le mosse con dire poco. Battiterra. Ah. Che cosa dai? Se tempo fai vivere in una città, vale. Ovviamente sono un po' lenti. Se usi battiterra potrai superare a questo punto debole. Non so se ti abbia tenuto meno, ma pensi di andare. Se pensi di fare qualcosa, fallo. Se pensi che ti dici il cuore, ti dici solo tu. Insomma, apparente, fai quello che ti senti di fare. Qui in questa grotta ci sono un sacco di Pokémon interessanti. Sì. Ok. Facciamo Battiterra, ho detto. Non è anche di potenza, comunque. C'è fossa, garanzia, divieto, lo sgranocchio. Togliere divieto perché non ci serve, diciamo che comunque. Cioè, divieto ci serve, però. Ok. Di qua. Abbiamo portato l'allenatore. Ci rincontriamo di nuovo, N. Grazie, quelli erano due del trio oscuro. Fanno parte del team Blasma e sono stati reclutati da Kessis in persona. Prosito, sembra che siano stati loro a ostinare l'entrata di questa cava con una tela di Gavantula. La cava pietra elettrica, mi piace molto, solo la scienza può fermare quanto vuole a cercare di spiegare il fenomeno dell'elettricità, ma la verità è che in questo luogo il legame con i Pokémon è lampante. Se ci fossero gli esseri umani sarebbe il posto preferito, ma via o no, ti ho scelto, questo ti sorprende? Sì. Ho parlato poi di Gages e lui ha chiesto subito al trio oscuro di raccogliere informazioni di proposito. Così ho scoperto che Comor persegue inigualmente l'idea di diventare forte, mentre Bell conosce la severità, non tutti possono diventarlo. Invece tu non sembri tendere verso alcun estremo, sei in posizione neutra. La cosa mi fa piacere, più avanti troverai ad aspettarti il team plasma. E ci vuole mettere a prova le tue velocità di allenatore. Va bene. Qui ci sono un sacco di Pokémon, raga. Ma perderete un sacco di tempo. Ehi. C'è anche. Admin, senti, spingi le luci fruttanti si muovono. Io so questa sarà lì. C'è, eccoci, dirò la MILF. Esatto, un Padwin. Come santo di questo luogo è saturo di elettricità, come piace a tanti Pokémon. Per questo alcune rocce eccessivamente cariche reagiscono fluttuando nell'aria. Ogni modo tutte le rocce possono essere spostate. Mio padre mi ha chiesto di fare delle ricerche su Klink, un po' simile ai piccoli ingranaggi, visto che mi occupo dell'origine dei Pokémon, mi ha affibbiato anche un altro conto. Un po' se ne approfitta, ma a dire il vero, a me piace molto studiare. Ah, devi prendi questo prima che mi dimentichi. Fottu un uovo. Se fate un po' che devo mettere un po' più di esperienza fine lotta. Se proprio sei forse sarà più facile con il Pokédex. Ok. Andiamo avanti. Qui ci sono un sacco di Pokémon abbastanza interessanti. Ferrosseed. Questo è un tipo erbacciaio. Infatti non abbiamo una. Ah già. Usa maledizione.
Sì, si era addormentato per la lotta di prima. Palle ragazzi, però queste poche. E svegliati, porca puttana. Madonna, t'odio sto Pokémon. Oh, era Ura. Bruciato, quello che volevo. Ok, ricarichiamo questo Pokémon. Perfetto. Che palle. No, questo è quello che mi sta più sul cazzo. Sì, qui ci sono un sacco di Pokémon. Se non avete pazienza, armatevi di repellenti. Antiparalisi. E qui ce n'è bisogno, purtroppo. Però questo. Voglio mettermi la prova per vedere se meriti di sfidare l'Eka Pokémon. Vabbè, ancora ce ne vuole per arrivarci. Fantallenatore. Non ho mai capito perché si chiamano così. Arken. Non so se questo è tipo roccia. Sì. C'è poco da segnare, le tue qualità sono innegabili. Ok. Oh, porca puttana. Con sto Joltik. Ok, cambiamo un po'. Avremo la squadra, perché sapete com'è. Scraggi, torni tu in prima posizione. Mi sa che mi servirei tu. Ok. Eccoci. Ciao, hai trovato qualcosa? Io ho così quegli dati che ho bisogno. Questa cava esiste da antichità, ma la prima testimonianza della presenza di Klink risale a 100 anni fa. Non c'è alcuna traccia prima di allora, ma certo, siamo sicuri che Klink è comparso per questo 100 anni fa. Se vengono i Pokémon da dove vanno, se riuscissimo a scoprirli salteremo per più le sue gambe con loro. E sono sicura, sentendo i Pokémon sono creature proprio esteriori, perché? E se così meraviglioso accetto di stare in questa compagnia? Lo so, devi sapere tu, non me lo devi chiedere a me. Comunque,
Tiene un'esplorazione. Facciamo. Sentiamo sto tizio. Sono un avventuriero che vado in questa cava. Ti insegnerò quanto dura. Non deve essere da quando è l'attenzione di Pokémon. Ok. Fatemi bere un attimo perché sono senza. Minchia. Boldor. Con breccia. Sì, hanno sempre questa cazzo di vigore. E questo alcuni Pokémon tipo roccia mi stanno sul cazzo perché non li voglio ammazzare subito. Però vabbè. Chi siete fotte? Io ho 35. Guldur. Questo è tosto, bisogna stare attenti. Fagli cancimbolo. Ah. Le otte e le scalate non sono molto diverse, entrambi nascondono le insidie. Sì, questo è vero. Se cavano i mucchi di terra posso cercarsi poi con strumenti. Ah, sì. Possiamo ancora andare lì, vabbè. Eccolo qui. Clink. Questo è il Pokémon particolare. È di tipo elettro, mi pare. Sì. Proviamo a catturarlo. Ecco l'Ultra Ball. Perfetto. Ingranaggio. I due ingranaggi che lo compongono combaciano unicamente l'uno con l'altro, qualsiasi altro incastro è impossibile. Sì, questo è uno dei Pokémon più strani che abbia mai visto. Comunque, hanno catturato un. Ci potrebbe servire in futuro. Andiamo in basso. E questo coglione. Vabbè che tanto è inutile sconfiggere sti Pokémon. Dici, le differenze sono troppi per allenarsi. Di qua ci sono delle scale, ti aspetta il team plasma. Vabbè, iperpozione. Va bene. Oh. Ecco un altro Pokémon particolare, un Tinamo. Aia, non lo volevo uccidere però. Ok. Vabbè. Sì, la statizia. Mi piace questo logo pieno di stimolanti scariche elettriche. Contenta tu? Diletta. Però non è le 8.
Ah, questo è elettrizzante. Il corpo si muove perché il cervello invia impulsi elettrici. Anche un'idea brillante genera impulsi elettrici nella testa. Come siete diventati tutti tuttologi? Aspetta, c'è una cosa lì. Ah, però mi sa che ho fatto una cosa. Questo Joltik. Comunque non tutti i Joltik hanno quell'abilità, da quello che ho capito. Aspetta. Sì, perché ho sbagliato. Quella sotto devo... Vedi, ora posso passare. Ferro. Che non è il ferro elemento chimico, ovviamente. Ora scendiamo in basso. Noto Clink, ma l'abbiamo già catturato. Ferrosid. Ok. Poi terapia stato. Anzi, no, proviamo una catturare con la Ultra Ball. Ok. Aspetta un attimo che ci metta a scrivere. Erbacciaio, in effetti. Quando avverte un pericolo reagisce sparando in tutti i suoi aculei per poi fuggire via rotolando. Ok. Facciamo che ora usiamo Sigilif. Io non ho già di fratelli con le pepite. Io sono il mio dei con le pepite. Come vedete, per arrivare fin qui non è da tutti. Qui pure quella pepita. Due pepite, guardi, che sono 10.000 potenza. Ok, andiamo un attimo qua allora. Questo qua. Vabbè, mi sei prego.
Chissà cosa c'è. Questo Joltik, vabbè. Vai, toglimelo di mezzo. Qui c'è qualcosa che... non lo so. Andiamo. Oh, qui non c'è niente. Sicuramente questo è per andare indietro. Ok, infatti. Che palle. Sento, mi sta venendo sul cazzo sto Joltik. Bijou veleno. Che cazzo serve? Andiamo qua. Vedi che c'è un infermiere. Ah, dice il team plasma. Se vuoi posso mettere stesso il tuo squadro, se dispiace lo chiamo. Va bene. Quando siete. Avete problemi di. Eccoci. Per Milo Swadlon. Ok. Non ci credo, è stato proprio il mio poco a stancarsi. Eh sì. Io mi interessa stato una scuola proprio. Il medico come me è disposto ad andare ovunque per quel che ne ha bisogno, vabbè. Aspetta che vediamo qua. Timer ball, ecco. E se c'è qualcos'altro. Sì, cerco di vedere se c'è. No. Ok, ecco il team plasma. Ehi, tu sei qui per conto di qualcun altro, vero? Sei vicino di svelare un segreto. Va bene. Ok. Facciamo, va bene. Colpo, che culo. Sì, non pensavo proprio di perdere. Sì. Chi ci sono dei sette saggi, stentori del nostro dolore, aiutanti chiamati il trascuro. Sì. Si apre più in poca versione era 2 sul trascuro. Qui avremo poche informazioni. Questo gioco. Aspetta. Schieremo Palpitoad.
Se li puoi lasciare liberi i tuoi Pokémon. Scraggy. Dai, con fanghiglia. Plasma, che umiliazione. Perché ho scusa sembra una fine di start account. Ok, quell'altro. Poi abbiamo quelli della capi 3 che sono bellissimi. La bellezza della libertà. Ma cos'è un ragazzo? Perdo appunto l'odio. Ok. Del 35. Wow, cioè voglio dire plasma. Ma voglio entrare non dovete usare i papà. Noi del tipo invece possiamo usare senza problemi. E allora si chiama due pesi due misure, mi dispiace caro. Ok, siamo tutti là più o meno allineati. Siamo scraggy ora. Ok. E tu. Ah, tu sei allenato che preoccupa M. C'è tre Pokémon questa. Sto controllando che funziona tutto. Ma con. Al cingolo. Trabbish. Aia. È una mossa un po' più rischiosa. Sai perché se sbaglia si fa male cane. Ma allora non sei nella stessa posta degli altri allenatori. Sono un po' più forte di quelli. Quindi ho cresciuto insieme poi, non pensa che è loro bene. Ma N è un tipo che comunque su certe cose c'ha ragione, ma. Uno non può dare la colpa a tutti. Ok, comunque stiamo arrivando quasi alle 2 ore, fra un po' chiudiamo raga. Ops.
tanto devo farla yesterla. Ok. Lotta con me che sono del team plasma. Va bene. Chug. Io sono del team plasma. Non va? Per cosa vado tu? Anzi, perché cosa vivi? Per tante cose che non potrei mai scoprire. Tipo questo. Pietratuono. Perfetto. Ok. Il desiderio del team plasma, ecco una cosa che non ti riguarda. Lo so già qual è. Se non sbaglio la velocità di Purloin. Com'è possibile? Sei troppo forte, uffa. Eh sì. Il nostro sovrano dall'alto della società libera di tutti i Pokémon. Smetti di allenare i Pokémon e lasciali andare. Salviamo perché non so se sono forti questi. Perché ne abbiamo tanti. Vengo spesso in questa cava per costa della coordinata per allenare i miei Pokémon. Ok. Una forte allenatrice. Drillbur. Ok. Strike. Ok.
Sgranocchio. Oh, finalmente una mossa decente. Ma sì. Ah, può essere raddoppiata, però. Beh, finta ormai. Anche se è infallibile. L'elettricità scorre e io sono ferito. Ci sono pochi che chiamano questa cava, stato lì. L'elettricità tanto a farne la loro casa. Credo che sarebbe meglio se gli uomini non c'entrassero. Quindi parli come il Team Plasma, vabbè. Un boulder. Ok, proviamo a catturarlo. Catturato anche questo. Mira. Quando si legge il massimo che sta lanciando, si lui cerca l'acqua nelle grotte sotterranee. Che però non mi fanno fare neanche un passo. Un tinnamo. Stavolta. Aspetta, facciamo così. Vai serpenera. Aspetta, facciamo così. Forse il babatto non gli fa molto. Infatti. Vabbè. E anche questo è catturato. Dinamo. Ah, è solo il trick questo. La carica di un dinamo è debole, ma se i pezzi si uniscono raggiungono la potenza di un fulmine. Ok. Ok, aspetta che facciamo un po' di olio, che siamo un po'. Ormai siamo. Faremo poco ora. Vediamo cosa c'è di qua. Di tutto. Mmm.
Sì, però fammi fare un pass, porco puttana. Boldor. Ma c'è tipo qualcosa in fondo. Un trottino, no, basta, non già basta ne uno e basta avanza. Bruciato. Ok, fagli morso. Polvere. Ah. Giù acciaio. Ok. Questo ferro si può basta. Vabbè, fuga. Per pochi minuti che chiudiamo, raga. Se vengo sfidata non mi tiene dietro, neanche un posto percorso da cascata come questo, perché io sono fantallenatore. Non ho capito cosa significa fantallenatore, dico, vi dico la verità, raga. Acrobazia. Ok. Elegante. È di erba, vai Sigilif. Ok. Un psicologo. Che palle. Alpitod.
Anche scosse. Credo che la parete scorre positivo, quello negativo, mentre gli elettroni vanno nella direzione opposta. Eh sì. Oh, palle, faccio anche un passo. Vabbè dai raga, si sono fatte 2 ore di live, continueremo penso nella prossima live, quindi salviamo e ok, facciamo così, salviamo e niente, per ora ci fermiamo qua e torniamo alla schermata Hangout, così chiudiamo la live. Vabbè raga, termino questa live, continueremo nella prossima live, sempre sul canale PPCRO, non so se probabilmente domani dovrei continuare, altrimenti ci vediamo domenica, è difficile, di solito faccio live, ma se no ci vediamo lunedì. E niente raga, termino questa live, nonostante non c'era nessuno, forse ci sono i 2 spettatori, ma non l'ho visto. Quindi niente, siamo alla cava pietra elettrica e continueremo nella cava pietra elettrica in direzione di Polentopoli, la prossima città, situata nell'estremo ovest del paese, come il vento ponente che si trova a ovest. Quindi oltre lì è tutto, ci vediamo alla prossima. Qui c'è un arabo, in arabo, alaikum salam, e soprattutto iscrivetevi sia al mio canale Instagram, sia al sito web, Facebook, YouTube e anche Twitch, sempre VPS LOL.